scattano gli arresti anche alla Banca Popolare di Bari. Banchieri arrestati sempre per gli stessi motivi. Tutto che si ripete ogni volta, anche alla Banca Popolare di Bari. Falso in bilancio e ostacola la vigilanza. False comunicazioni che non mancano mai. La storia si ripete, si ripete, si ripete, si ripete. Ne abbiamo parlato a inizio gennaio, i primi di gennaio di quest'anno, proprio negli ultimi video che vi ho fatto su MPS. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione, ho fatto due video, uno un po' dove racconto come è messa MPS e l'altro dove MPS ne ho parlato all'interno di quali sono le banche a rischio. Se è la prima volta che ti trovi in questo canale, vai a vedere quei video che sono molto interessanti, iscriviti prima però, guarda le sezioni e i temi che tratto all'interno del canale, se di tuo interesse, iscriviti. E anche in quel video, sempre gli stessi reati, falso in bilancio, falsificano i bilanci, ergo mai fidarsi dei bilanci. Vai a cercare in internet quali sono le banche sicure e iniziano a parlarti di bilanci, non è un'informazione da sé, da sola, da prendere in considerazione come dare affidabilità a una banca, ma va inserita all'interno di un contesto, di un quadro, insieme ad altri tipi di informazioni. Ostacolo alla vigilanza, e qui bisogna aprire una parentesi. Ma questi della Banca d'Italia, visto che sono ostacolati alla vigilanza, no, sembra quasi ostacolo alla vigilanza, no? Ecco, ogni volta che c'è una crisi bancaria, parliamo di Veneto Bank, Cassa di Risparmio di Ferrara, Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Banca Marche, Banca Popolare di Bari, forse qualcuno me la sto dimenticando, la MPS quando fu, eh? Bene, bene. Ma sta Banca d'Italia, questa benedetta Banca d'Italia, è come se facesse il gioco che funziona più o meno così. La Banca d'Italia informa la Banca di Popolare di Vicenza, Banca Popolare di Bari, guarda che devo venire a controllare, no, non venire oggi perché vieni domani. Poi chiama il giorno dopo, no, veniamo, mandiamo dei commissari a controllare, no, 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 tutto a posto, qui è tutto a posto. Cioè, cos'è sto ostacolo? Io ragazzi non la capisco, ostacolo alla vigilanza, sta roba dell'ostacolo alla vigilanza sembra quasi un po' giustificare quelli che dovrebbero essere i ruoli che dovrebbe svolgere la Banca d'Italia, che non svolge, a me mi sa di fuffa sta roba qui. Inizia a puzzare questo ostacolo alla vigilanza. La vigilanza dovrebbe fare la Banca d'Italia, io lo do per scontato come informazione, ok? Poi si ripetono le false comunicazioni. Bello questo, false comunicazioni. La banca che dà false comunicazioni, in alcuni casi aggiotaggio persino. Andatevi a leggere cosa esce dalle intercettazioni degli ultimi due arresti della Banca Popolare di Bari. Insomma, questi mettimi più 20, metti più 10, cioè falsificano i bilanci. Falsificano i bilanci che io dico, visto che il governo italiano ci tiene così tanto alla lotta all'evasione fiscale, no? A controllare, diciamo, i cittadini nei loro movimenti bancari, in qualsiasi. Ma qualcuno che realmente si preoccupi, dato che la Banca d'Italia non lo fa, e di sollevare perlomeno questo problema e inizi a controllare le banche, no? Il punto su cui riflettere, un altro punto su cui vi faccio riflettere, è che questa tipologia di reati esce fuori solo quando c'è da salvare la banca. Cosa voglio dire? Beh, voglio dire che anche le banche in questo momento non hanno bisogno di essere salvate, magari stanno truccando i bilanci, no? Ogni volta che una banca viene salvata, prima va in crisi, poi viene salvata, escono i soliti reati. Falso in bilancio, falsa comunicazione, ostacolo alla vigilanza, in alcuni casi aggiotaggio, in alcuni casi aggiungiamo qualche reato altro, dopo. Allora il sospetto mi viene, no? È possibile che le banche che in questo momento non hanno bisogno di essere salvate stiano commettendo gli stessi reati? Andate a vedere. O sto ostacolo alla vigilanza è diventato, non lo so come dire. Poi si chiedono perché le persone, i clienti, i loro correntisti, stanno quelli che li mettono a liquidità, quelli che li tengono ancora vive queste istituzioni bancarie, si stanno perdendo la fiducia nei confronti del sistema bancario. Se lo continuo ancora a chiedere, ditemi voi qualcosa all'interno di questo video, qui sotto, nei commenti. Come al solito, l'invito è quello di iscriverti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!